like love. Before I put on my makeup, I say a little prayer for you. È il giorno dell'ultima, ma anche il giorno della nona. O meglio, oggi è il giorno dell'ultima giornata delle giornate di andata, ma anche il giorno del recupero della nona giornata di campionato che avremmo dovuto disputare ad inizio novembre, ma che a causa delle inondazioni nella piana tra Pistoia e Firenze non fu disputata. Non solo noi, ma tutti i campionati dilettantistici toscani. E allora oggi è appunto il giorno del recupero di quella giornata. Siamo al 23 dicembre 2023, ma è anche l'ultima giornata di campionato dell'anno solare, appunto 2023. Allora iniziamo qui dallo Stadio Mareotti, il nostro percorso di avvicinamento e di seguito alla squadra dei nostri aeroni, partendo dal pranzo prepartita. Poi andremo a Campi Bisenzio e anche lì capiremo il perché del nome della squadra contro la quale giocheremo oggi, ossia il Lanciotto, e poi seguiremo tutti gli highlights sino al fischio finale. E allora iniziamo con il pranzo prepartita. Abbiamo pranzato presso il ristorante Around Tuscany di Borgo Abbugiano e poi da lì abbiamo preso autostrada A11 in direzione Firenze. Siamo poi usciti a Prato Est e da lì un breve tragitto per arrivare qui a Campi Bisenzio, al campo sportivo, allo stadio della Lanciotto. Allora andiamo a vedere questa struttura, ma andiamo anche a capire perché questa società ha preso il nome di Lanciotto. Lanciotto Ballerini nasce nel 1911 qui a Campi Bisenzio e sin da giovane un ragazzo forte e muscoloso che gli consente di figurare bene nelle attività sportive che intraprende, soprattutto nella box. Poi però intorno agli anni 1930 il nostro governo inizia alcune campagne di espansione, di colonizzazione all'estero. Allora viene mandato con l'esercito prima in Etiopia, poi in Albania e poi in Grecia. Al ritorno però comincia a frequentare ambienti partigiani, quindi antifascisti, e arriviamo alla mattina del 3 gennaio 1944, quindi 80 anni fa, quando si troverà a distanza con i suoi compagni dei Lupi Neri sulle montagne della Cabana, che sono le montagne sopra Prato, quindi a pochi chilometri di distanza da Campi Bisenzio. Quella mattina ne saranno sorprese due colonne di fascisti e allora, per cercare di far guadagnare tempo e quindi mettere in salvo i propri compagni, deciderà di affrontare quasi da solo le due colonne di fascisti, munito solamente di alcune bombe a mano. Questo però non gli permetterà di salvare la sua pelle, in quanto una delle tre mitragliatrici dei fascisti lo colpirà mortalmente. Però questo suo sacrificio permetterà ai suoi compagni di guadagnare tempo e di mettersi in salvo. E allora è grazie a questo sacrificio umano che la società di Campi Bisenzio ha deciso di intitolare la squadra, il club, appunto alla memoria di Lanciotto Ballerini. Non solo, ma anche l'amministrazione comunale ha deciso di intitolare questo stadio, questa struttura, che è stata consegnata nuova così com'è solamente nel marzo del 2021, alla memoria di Lanciotto Ballerini. Okay.
che via cattivo che la sala, sabe che nel fondo la dico coño. Perché niente se te nota la cara, solo una mirada con il suo alto. E vuelve a salir. 20 minuti! Bravo, andiamo! Andiamo, raga! Con i monti della Calvana alle nostre spalle, monti che abbiamo citato precedentemente per ricordare la figura di Lanciotto Ballerini, andiamo allora a vedere adesso la fase di riscaldamento di entrambe le squadre, non senza aver fatto complimenti alla Lanciotto per la bella struttura, bella e moderna struttura di cui dispone. Campo in sintetico di ultima generazione, ottimi, ampi e modernissimi anche gli spogliatoi, una piccola tribuna ma più che sufficiente, e poi ovviamente abbiamo visto anche la clubhouse, che è un ambiente che non solo permette ai giocatori di poter pranzare prima delle partite casalinghe, ma anche un luogo di ritrovo e di convivialità per i tifosi. Siamo tra l'altro vicino anche all'aeroporto di Peretola e dunque tanti aerei sono già passati sopra il campo e tanti altri ne passeranno nel corso della partita. È il momento delle formazioni, abbiamo già incontrato con estremo piacere anche due ex biancocelesti, parliamo di Lorenzo Di Giusto e Gregorio Mazzanti, che hanno vestito appunto la casacca biancoceleste non molti anni or sono, entrambi difensori centrali ed entrambi con il number one Giovanni Maneschi. Chiamalo, chiamalo! Teniamo questa linea, vai, allungo leggermente. Dai secondo, è meglio, Secondo meglio. Dopo siete pronti? A posto entriamo? Dirige l'incontro il signor Marchi di Siena, coadiuvato da Guardaline, Liberatori e Mangini. Il campo in sintetico è in perfette condizioni, la temperatura è gradevole, circa 15 gradi centigradi, il cielo è parzialmente velato. Il Monte non vince dal 28 ottobre, quando vincemmo in casa contro il Camaiore per 5-1. Il Lanciotto ha subito una cosciente sconfitta domenica scorsa a Fucecchio per 3-0, dunque entrambe le squadre verranno a portare a casa l'intera posta in palio. Tutto è pronto per il calcio d'inizio, e allora come sempre, forza i biancocelesti! Oh!
Dai raga! Bravo, bravo! Dai! Che sei, bravo! Cazzo! Cazzo! Bravo, cazzo! Non c'è nessuno! E arriva finalmente il primo punto dopo una serie quasi interminabile di partite nelle quali abbiamo perso, non facevamo un punto dalla trasferta di Fuscecchio e non segnavamo su azione dal 28 ottobre quando vincemmo in casa per 5-1 contro il Camaiore. Concediamo ancora una volta troppo all'inizio, soprattutto nei primi 20-25 minuti, e ci svegliamo quando ormai la squadra di casa del Ciotto è sul 2-0. È vero, siamo sempre terzi ultimi, è vero, siamo sempre in zona retrocessione, però il Monte che abbiamo visto nelle ultime tre partite, soprattutto nelle seconde parti di queste ultime tre partite, è molto che fa ben sperare. Dunque, finisce 2-2 con lo stadio Lanciotto di Lanciotto, dal Lanciotto da Campi Bisenzio è tutto, alla prossima occasione.